Buongiorno a tutti amici, buongiorno, come state? Spero bene. Eccoci qua ritornati con il post partita di Juve Frosinone, una partita bella, dai, alla fine è bella. È stata, come possiamo dire, un preallenamento, un allenamento per, in vista della Champions contro l'Atletico. Io come la vedo? La vedo abbastanza dura, però se vuoi vincere la Champions devi passare sempre alle squadre più forti. Per quanto riguarda... Ripeto, la Champions è un'altra cosa, non conta soltanto essere primi in campionato, perché il campionato è una cosa, la Champions è un'altra cosa. Quindi anche l'Atletico, che può essere secondo o terzo in Liga Spagnola, però in Champions può essere un'altra cosa. Quindi non dobbiamo basarci sul fatto della classifica, che ha perso per due partite di fila con l'Atletico, con Real Betis, però... Oggi pomeriggio gioca in casa del Real Valenciano di Ronaldo, il fenomeno. Anche se dovesse perdere, comunque, ripeto, secondo me non è proprio in crisi l'Atletico, perché l'Atletico comunque giocherà la finale in casa proprio, quindi ce la metterà tutta per arrivare fino in fondo. Quindi non penso minimamente che dovesse snobbare questa coppa, anche perché è come, diciamo, simile alla Juve, giocano più o meno a specchio, tendono a farti giocare male, questo lo sappiamo entrambi. Speriamo bene, ripeto, è una cosa un po' difficile da poter anche pronosticare. Io spero che vinca la Juve da tifoso, ovviamente, però la vedo abbastanza difficile. Poi loro ti aggrediscono, proprio tendono a farti giocare male, poi giustamente col pubblico a favore è tutta un'altra cosa. Speriamo di riuscirci. Già, comunque, se dovessimo buttare fuori l'Atletico sarebbe una buona cosa, perché comunque ci troveremmo ai quarti con, possiamo dire, con alcune squadre già fuori. Ad esempio Bayern Monaco, Liverpool, una delle due andrebbe fuori, Manchester United, Paris Saint-Germain, una delle due andrebbe fuori, quindi già le squadre un po' si ridimensionano. Ma io spero tanto di ribeccare di nuovo il Real Madrid ai quarti, a essere sincero. Poi c'è anche il Tottenham, che comunque non è male, anche perché attualmente ha alcuni infortuni e anche con gli infortuni gioca bene, davvero, non me l'aspettavo. Si vede che Son, quando vede Borussia, si scatena, come faceva col Bayer Leverkusen quando giocava, quando era più giovane, qualche 6 anni fa più o meno. E adesso anche col Tottenham si vede che si scatena, quando vede questo giallo, questo muro giallo, si scatena. Comunque ragazzi, per quanto riguarda la partita di ieri, ripeto, è stato un allenamento per la Juve, è stato bello, finalmente si sblocca Dybala, ecco il vero Dybala, un top player davvero, diciamo come voto 10, senza ombra di dubbio. Si vede che quando gioca da trequartista comunque Dybala si vede che rende meglio, poi vabbè Ronaldo passaggio e Dybala all'incrocio sul 7 è impossibile da prendere. Il Frosinone comunque... ha fatto ben poco, ma si diceva che Baroni, l'allenatore del Frosinone, avrebbe firmato per un pareggio, ma non penso, era difficile che comunque la Juve facesse un passo falso col Frosinone. Ma l'unico tiro in porta del Frosinone è stato quando, la punizione di Ciano, mi sembra, che comunque se fosse stata un po' più angolata e meno forte, diciamo, sicuramente quello era il gol. Anche perché Szczęsny è rimasto proprio fermo, imbambolato, non sapeva cosa fare. Poi ripeto, vabbè, la Juve ha giocato un buon calcio, si vede che la Juve con il 3-0 è fissata, perché quando c'è il 3-0 l'azione è sempre bella. Cancelo, bello, un bell'angio verticale, che è questo quello che ci vuole anche in Champions, verticalizzazioni. E poi ovviamente anche fraseggi molto, molto veloci, molto... come possiamo dire, anche in breve tempo possibile bisogna cercare di... annientare l'avversario 1-2, andare in superiorità numerica e quindi arrivare subito in porta e quindi cercare di tirare. L'unico modo per vincere con l'Atletico è questo, secondo me. Proprio essere veloci, perché anche loro, comunque, magari giocando bene in difesa, tendono magari a chiudersi, a difendere bene e poi a ripartire con un contropiede. E se dovessimo giocare con gli esterni alti, tipo Cancelo, che comunque è un buon giocatore senza dubbio, però la fase difensiva non la sa fare bene, quindi se dovesse esserci un contropiede con Griezmann ti purgano, non puoi farci nulla, quindi io non saprei, a dire la verità,
come mettere questo 11 titolare, perché da una parte mettere Cancelo per la velocità, la tecnica è molto veloce, fa passaggi perfetti a differenza di De Sciglio. Però De Sciglio l'unica cosa buona che sa fare è un po' la difesa e cerca comunque di non fare cappellate di quelle esagerate proprio nell'area di rigore. Quindi solo per quello potrà scegliere De Sciglio, però per il resto Cancelo tutta la vita, senza dubbio. Quindi io credo che l'11 titolare dovesse essere Szczęsny in porta, poi Cancelo a destra, ovviamente Bonucci e Chiellini che ritornano, e comunque si vede adesso la differenza che c'è tra Bonucci e Chiellini e Rugani o Casares e De Sciglio centrale, per farvi capire. Si vede comunque già. Vedere anche questi due perni centrali, questi pilastri, già si vede che dà più, come dire, più sicurezza, ecco, alla squadra, molta più sicurezza, quindi dà sicurezza anche alla difesa, scusate, al centrocampo e così anche all'attacco. Quindi per questo anche la difesa della Juve è forte, anche mentalmente, già vederti un Chiellini contro è diverso da vedere un Casares, per farvi capire, quindi. Se già c'era tipo un Casares e un Rugani, sicuramente finiva 3-2, proprio senza ombra di dubbio. Quindi per questo c'è molta differenza. Poi a centrocampo ovviamente dovrebbe ritornare Pjanic, che ieri è entrato, ma ha fatto quel poco, diciamo, niente di che. Poi Bentancur 6, possiamo dire, ha fatto il suo compitino. L'unico problema di Bentancur è che è molto falloso, tende a fare sempre falli. È come un Gagliardini all'Inter, più o meno, non dico la stessa cosa, ma quasi, perché veramente fa sempre falli, falli. Cioè, magari ci può stare il fallo quando è proprio necessario, ma che devi fare sempre fallo inutile, pure anche quando perdi la palla. Anche se tu Juventus sei in superiorità numerica, tendi sempre a fare quel fallo. Secondo me è sbagliato. Quindi è più diciamo, esposto a che cartellini gialli, ad essere diffidato. E quindi questo è una pecca. Poi per quanto riguarda Khedira, cioè, non lo scopriamo di certo ora, è un buon giocatore senza dubbio. Però quest'anno comunque tra infortuni e quant'altro, diciamo, non sta rendendo al meglio. Io spero che l'anno prossimo, non dico che spero, ma quasi sicuramente se ne andrà, perché ormai è arrivato proprio all'apice per quanto riguarda con la Juve, quindi penso che l'anno prossimo se ne dovrà andare, scusate, se ne andrà quasi sicuramente. Anche per 15 milioni, 10 milioni, io penso che lo venderanno, anche perché ormai non è cosa, diciamo, va. Ripeto, Khedira è un giocatore che fa una prestazione buona o anzi due e poi 10 comunque se le passa tra la panchina, tra infermeria e così e quant'altro. Quindi per questo Khedira non. Diciamo, a volte la Juve gioca con Khedira in campo è come se dovesse giocare 10 contro 11. È la stessa cosa. Perché ha sempre comunque bisogno di un supporto in difesa che magari lo possa accompagnare. Poi ovviamente. Quando è in forma, ovviamente le triplette le fa. Però è come Ilicic, uguale. Quando è in forma, fa triplette. Quindi quando segna, o fa tripletta, o non segna proprio. Per questo. Poi vabbè, ovviamente, ripeto, Emre Can, ottimo giocatore, non lo scopriamo ora. Peccato che ha avuto qualche infortunio. Spero che l'anno prossimo si possa riprendere e che sia in rampa di lancio. Perché comunque lui gioca bene anche davanti alla difesa, un po' come Pjanic, certo. Ovviamente alla Juve ci manca un centrocampista di qualità. Ovviamente vendere Pogba e Vidal è stato, non dico sbagliato, però quasi inevitabile, perché puoi resistere, come dice Paratici, a 2 o 3 anni, poi comunque il quarto anno ti arriva un'offerta e lì non puoi non rifiutare. Però ci manca questo uomo a centrocampo, qualcuno che abbia fisicità, che detta comunque le geometrie del gioco, che possa fare verticalizzazioni, che possa anche saltare l'uomo, oppure quando ti trovi in difficoltà, tipo cade, quindi cerca di prendersi il fallo, ecco, di non far ripartire l'azione dagli avversari. Questo è quello che manca. Qualcuno di questo, come un Pogba, appunto, la stessa cosa, che lui riesce a saltare l'uomo, prende il fallo, ecco, uno come lui, però difficilmente torni alla Juve, quasi sicuro che non, al proprio
Do la possibilità di 10% che torni, ma non penso, anche perché sicuramente ti potrà chiedere 80, 90 milioni, forse anche 100 per riprenderti Pogba, quindi non, secondo me non ne vale la pena così tanto. Poi dipende tutto anche dalla volontà del giocatore e così via. Comunque ragazzi, questo è quello che vi volevo dire. Spero che il video vi sia piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e soprattutto mettete tanti like. Io spero di tornare domani. O per un altro video, magari parlare di questa partita Atletico-Juve, di come la possiamo preparare, cioè come, scusate, come Allegri la può preparare, perché io non conto nulla, sono uno che magari guarda, segue e cerca di capire, di studiare le mosse di Allegri. L'unica cosa che sa fare Allegri per me è, ripeto, magari cercare di badare un po' allo spogliatoio, sa preparare bene la partita, ma dal punto di vista mentale, però tattico zero per me, non sa fare nulla. Poi l'unica cosa che mi dispiace della Juve è che, ok, che è meno male che può contare sulla rosa che è molto ampia, c'è più di 24 giocatori mi sembra, quindi. Però il problema è che, cioè, la Juve ha più infortunati rispetto alle altre squadre, anche se le altre squadre hanno proprio la, come dire, la squadra più corta. La Juve c'ha sempre infortunati, ogni anno sempre qualcuno, per una settimana o per un'altra, e questo dovuto anche agli infortuni muscolari, quindi è un problema anche da parte dello staff, secondo me, perché se tu sai che un giocatore non può spingersi oltre a questo, è inutile che lo massacri. Ok, è giusto che bisogna lavorare sodo, questo non lo metto in dubbio, però, cioè, a tal punto farlo infortunare? No, perché molto spesso che poi questi infortuni si ripercuotono anche durante il campo. Già prende Chiellini, prende una botta fuori, è già un mese di stop. Khedira, la stessa cosa, appena lo toccano, 3 mesi di stop e arrivederci. Quindi secondo me bisogna anche rivalutare lo staff, perché lo staff è sempre scelto dalla società e dall'allenatore. E anche il modo come bisogna preparare i giocatori. Comunque ragazzi, questo è tutto, mi sono dilungato abbastanza, spero, ripeto, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, se volete seguitemi su Instagram, chriskubisk-7, con me il canale è uguale, io il profilo è chiuso, quindi se volete io ve l'accetto, non c'è nessun problema. Quindi ragazzi, mi raccomando, fino alla fine, forza Juventus, ciao a tutti.